tanti anni non ho fatto film perché in qualche modo non avevo una storia da raccontare. E una volta che mi sono trovato questo album fra le mani, ho detto: ma forse qua una storia per un film c'è. Azione! Questo è un film composto da brave persone, che so che non è un argomento forse troppo cool, però mi piaceva raccontare di queste, le brave persone che ce la fanno o cercano di farcela comunque nel nostro paese, che è un paese che non sempre permette alle brave persone di farcela alla leggera. Rick è un eroe. Rick è un eroe perché è un uomo che, esattamente come si dice, i veri eroi sono quelli che tutte le mattine si svegliano e vanno a lavorare e fanno un lavoro che magari non gli piace neanche tanto. Però lo fanno perché quella è la loro vita, perché hanno preso quell'impegno, perché hanno una famiglia, perché devono continuare a lavorare per mantenerla. È un uomo che c'è, ecco, Rico c'è. Sara, il mio personaggio si chiama Sara, è un personaggio bellissimo innanzitutto, a cui sono molto affezionata. Sara è una donna con due palle così, si porta sul groppone il peso di una famiglia intera e quando arrivano i giorni difficili è quella che prende le decisioni. Lui non lo vuole dire, ma lui vuole sapere un po' come sono andate le cose, come mai è successo, il perché, no? E il tuo perché non lo dirai, perché non c'è un perché. Bisogna affrontare i temi che contano. Io non mi sono mai, dico mai, nemmeno per un secondo, spostata di un millimetro. Io sono sempre stata qui. 30 anni con un uomo che è insoddisfatto della sua vita. Sara è una persona soddisfatta. Comunque sai Sara che ti vedo proprio bene? Sto bene, è una donna realizzata, lavora, fa la parrucchiera, ha un suo salone che sta andando molto bene, è una figura femminile che secondo me è bello raccontare, è bello anche importante. Made in Italy è anche un film sulla famiglia, all'inizio li presentiamo in una crisi quasi insuperabile. La vita, l'amore stesso, sono fatti di momenti belli e di momenti brutti. Ecco, noi troviamo Rico e Sara che sono in un momento brutto della loro vita. Noi raccontiamo una coppia che sta insieme da sempre. Si sono sposati subito, è rimasta incinta subito. Io, così da spettatore, per quanto possa essere spettatore uno che dirige un film, mi sono ritrovato a fare costantemente il tifo per loro. Volevo che loro due rimanessero insieme, volevo che loro due avessero quello che meritavano dalla vita. Rico credo che sia uno che abbia un passato di appassionato di musica. Lo immagino come uno che sia andato a molti concerti, specialmente negli anni Ottanta, in cui si è un po' di più formato da un punto di vista personale, perché insomma la sua adolescenza più o meno l'ha trascorsa lì. Infatti la musica non mia che c'è nel film è tutta degli anni Ottanta. È un personaggio che ama la vita, è un personaggio che ha dei valori, ecco, Rico ha dei valori. Ogni tanto c'è un po' di disillusione, però non molla. Non è un personaggio che si racconta, è un personaggio che vive le situazioni. Lui decide di fare una cosa, che è una cosa che sulla carta non dovrebbe produrre nessun risultato, poi invece un po' di risultati specialmente sulla sua vita, che di colpo viene un po' sparigliata da una serie di situazioni, e invece questa cosa succede. Non è solo una storia d'amore fra Rico e Sara, è anche una grande storia d'amore con questo paese, questo film. Una storia d'amore difficile in questo presente, però il sogno continua ad esserci sempre. La luna di miele in Italia non è una cosa che sento fare
forse da più da nessuno. E anche questo ci dovrebbe far pensare, perché comunque restiamo, con tutti i problemi del caso, restiamo il paese più bello del mondo. Quindi mi piaceva che loro intanto lo facessero portando a casa tutto quello che vedono, e tutto quello che vedono ovviamente c'è la bellezza, ma anche inevitabilmente il contrario. Stefano, l'ho ritrovato dopo tanti anni, credo che ci siamo ritrovati entrambi per forza cambiati, perché la vita ti cambia, perché il tempo ti cambia, però nel cambiamento di Stefano io ho trovato una grande assimilazione di nuove sfumature, cioè come se lui avesse avuto una tavolozza piena di ulteriori colori da mettere a disposizione. Stop! Ok! Buongiorno! Io ricordo bene com'è andata la scelta di Kasia. Quando ho visto loro due insieme ho detto no, credo proprio che siano loro. Gli ho chiesto un provino e quel provino veramente mi ha steso. Kasia è una che ha bisogno di avere molte informazioni su un po' tutti i retropensieri che immagina ci debbano essere dietro. Sei incasato per la condizione in cui ti trovi, che non è colpa tua, è un po' di tempo che vi trascinate su sto roba qua. Effettivamente non fate più niente, non uscite più, lui sta sempre in casa davanti alla TV, è una palla. E una volta comunque che ci si è intesi su quelli, lei ha una naturalezza che è impressionante. Dai, secondo me per un po' dovresti smettere di cercare il lavoro. Sei entrato un po' in fissa. No, com'era la cosa? Sei entrato un po' in fissa. Di sì, sì, chi fa fatica. È stata un'esperienza bellissima. Mi è piaciuto in modo particolare il lavoro fatto con gli attori. È stata una comunicazione molto diretta, molto riuscita anche secondo me. È molto concreto, le sue indicazioni non sono mai astratte. Cioè ti viene a parlare del personaggio in quel momento, ti dice sempre, ti ricorda sempre da dove arriva, dove andrà. È giusto che ti agganci allo sguardo con Sara, ok? Quindi, famiglia. Se non sapesse come confrontarsi con te, si avvicina soltanto un po'. E qual è il rapporto con l'altro personaggio in quel momento? Guardi lui come per dire, ok? E tu lo guardi come a dire che cazzo vuoi, no? Luciano non è uno che parla tanto, non dice tanto, però non serve. Vedete un po' io la registro. Sì, sì. Con due parole, ecco, la roba, qua. Questa situazione, anche la situazione è una parola che usa spesso e ti ci fa arrivare. Genetico. Dai. È un visionario. Questo è il modo di Luciano e devo dire che funziona molto bene, perché poi è vero che quando noi siamo nella concretezza delle parole, dei rapporti, le emozioni escono. Liga è un figo. Credo che fosse il fatto che Stefano e Kasia insieme producessero questa chimica. E quindi rendendo ancora più potente la storia d'amore. No, sorride, Luciano sorride quando è contento, sorride e dice bene, buona. Va bene, dai. Ok, grazie, okay. Grazie. Ci ha detto una volta una cosa bellissima a me e Stefano. Ha detto ragazzi, vi voglio bene. Eppure là si capiva tutto. Siete credibili. Ho ambientato questa storia ancora una volta qui per un motivo molto semplice, ed è che tendo a voler raccontare delle cose che conosco. Si sente molto la terra, si sente molto l'Emilia. È un film scritto in italiano, ma in qualche modo è un film scritto in lingua. Cos'è? Dovevo lasciare il sito bello lì? Che poi questo diventi anche una suggestione rispetto al fatto che Rico sia legato alle radici, come lo siano anche i suoi amici, così diventa un po' quasi una conseguenza. Spesso Luciano viene a dirci, guarda, che lì ho scritto in quel modo, perché a lui in quel modo la frase suona. Era lì lui che guardava me,
più... Quindi gli rispondo più a tono? Sì. Ta-ta-ta, era lì, era lui che guardava. Sì. Ecco, Luciano fa suonare, fa cantare in qualche modo l'italiano anche nel film. Ovviamente non è un film cantato, ma è un modo di come si appoggiano le parole, di quale tipo di accento si dà ad una frase, che cambiano completamente il significato della frase stessa. E per lui questo è molto importante. Viga ci ha dato la possibilità di fare un film avendo le musiche prima. Per come è scritto, anche per come interviene la musica nel montaggio del film, si sente che lui ragiona in termini musicali, ecco, in termini emotivi, questa è un'altra parola chiave secondo me per capire il mondo di Luciano, e musicali. G come Giulia, la notte comunque si allunga, le regole sono saltate, le favole sono dimenticate. G come guerra, e giù tutti quanti per terra, non basta restare al riparo, chi vuol sopravvivere deve cambiare. Sono precario in fondo, questo ermocolle, perché sai, non si sa mai. Credo che sia difficile raccontare di una parte di te o di un alter ego, di uno che avresti potuto essere se non avessi fatto il cantante, senza mettergli addosso una serie di cose che hanno a che fare con te. Rico è sempre sul palco con me. È un treno che non ferma mai, non cambia mai, non smette mai. È un treno che non è mai stato una volta in orario. Tutte queste vite qui. Qui nel Made in Italy. Sotto queste lune qui. Stop!